Amore non è possesso, la violenza sulle donne è una sconfitta per tutti, nulla può giustificarla, ma soprattutto non è la soluzione, è il problema. Con i cartelli in mano e le mascherine rosse sul volto, anche gli uomini appartenenti alle istituzioni, alle forze dell'ordine, al mondo del volontariato si sono riuniti oggi in piazza 20 settembre a Fano per lanciare un unico forte messaggio: no alla violenza fisica e verbale nei confronti del genere femminile. L'idea innanzitutto è nata dal rimettere nella pratica, nella realtà, nel contatto con il popolo, con la cittadinanza, la gente, e quindi riappropriarci un pochettino del significato di questo 8 marzo, no? Che 8 marzo come 25 è presenza fisica e non solo virtuale, che purtroppo questi tempi richiedono, virtuale streaming. Tiziana Stefanelli ha organizzato il flash mob insieme all'ente carnevalesca, all'associazione Vittime Riunite d'Italia e al comune di Fano, partendo da un evento nato a Biella nei giorni scorsi che ha avuto una grande risonanza. Ogni momento è buono per parlare di violenza contro le donne e ogni iniziativa è buona per questo. Questo evento che finalmente vede protagonisti gli uomini che urlano no alla violenza sulle donne contro altri uomini, perché che lo facciamo noi donne ovviamente è scontato, ma è molto forte il messaggio di uomini che lo urlano contro altri uomini, quindi sono felice di essere qui e partecipare a questa manifestazione. Credo che sia importante fare un parallelismo con la storia di Paolo e Francesca, ha commentato invece l'assessore alle pari opportunità Sara Cucchiarini, poiché purtroppo questa idea della donna che viene punita per aver scelto di concedersi ed amare un uomo piuttosto che un altro è ancora molto radicata nella nostra società. Una pratica da condannare, perché i numeri in termini di violenza e femminicidi ci restituiscono un'immagine tragica ancor di più in questo periodo di pandemia. Ed oggi, ha aggiunto Angelo Bertoglio, non è più solo la donna che urla in difesa delle donne, ma finalmente si aggiunge anche il genere maschile. L'Associazione Vittime Riunite d'Italia ha scelto di portare la presenza maschile, ha scelto di sostenere questa iniziativa. Più donne e più uomini grideranno insieme basta la violenza sulle donne, e più sarà facile portare questo grido nelle sedi e nelle stanze opportune per ottenere prevenzione per la tutela e il sostegno alle vittime.